Carlo Conti ricorda Fabrizio Frizzi a Tale e Quale Show. Il conduttore commosso ricorda la sua partecipazione al programma e rimarrà nei nostri cuori per sempre. Carlo Conti lo aveva anticipato nel corso della conferenza stampa che ha preceduto l'inizio della nuova edizione di Tale e Quale Show che, la prima puntata, sarebbe iniziata ricordando l'amico e collega Fabrizio Frizzi. In diretta dagli studi di Air della RAI, dedicati proprio a Frizzi, Carlo Conti non manda in onda un video o un filmato dedicato al conduttore scomparso, che sarebbe stato forse ripetitivo e stucchevole, ma ha optato per poche parole, sincere e ricche di stima e affetto. Un'emozione grande, così ha iniziato Carlo Conti aprendo l'ottava edizione del programma. Ha poi continuato: vorrei scandire un nome, Fabrizio. Questo è il primo varietà nei nuovi studi Fabrizio Frizzi, a lui intitolati. La sua partecipazione a Tale e Quale Show e in particolare una grande imitazione di Pelù da concorrente resterà sempre nei nostri cuori. Punto. Il commento di Mario manca su Frizzio. In effetti, è impossibile dimenticare quando Fabrizio Frizzi, da uomo umile e grande professionista, decise di svestire i panni di conduttore per mettersi in gioco come concorrente. A sottolineare la grandezza di Frizzi, dopo il ricordo fatto da Carlo Conti a Tale e Quale Show, è il giornalista Mario Manca che, su Twitter, cinguetta: Carlo Conti ha ragione, il Pelù di Fabrizio Frizzi rimarrà memorabile, così come la sua voglia di mettersi in gioco, così perfetto e così garbato eppure sempre pronto a strapparti un sorriso, e ora basta altrimenti mi commuovo di nuovo. Cancelletto Tale e Quale Show ricorda, citando una delle esibizioni di Frizzi come concorrente di Tale e Quale Show. Copyright, riproduzione riservata.